ha messo mano alle casse comunali pur di evitare di vedere Sant'Egidio del Monte Albino sprofondata nei rifiuti. Una posizione forte, se volete anche di rottura, nell'interesse della sua comunità, ma anche a tutela di lavoratori oramai allo stremo. Ha fatto e farà ancora scalpore la scelta del sindaco Nunzio Carpentieri in materia di rifiuti. Una grande vergogna ed una grande disgrazia, per la verità, nonostante il mio comune e altri comuni siamo in regola con i pagamenti, cioè significa che mensilmente paghiamo addirittura in anticipo e che ci troviamo i rifiuti per le strade. Io alcuni giorni fa sono stato determinato a pagare direttamente i dipendenti, lo farò senz'altro anche questo mese, un'unica condizione, di non farlo se il commissario Siani, con il quale ho avuto un incontro alcuni giorni fa, ecco, riesce nuovamente a mantenere quell'impegno assunto davanti a Sua Eccellenza il Prefetto di pagare i dipendenti dove i comuni sono in regola con i pagamenti. Lui deve avere coraggio, altrimenti finiremo veramente sommersi dai rifiuti nell'Agro Nocino Sarnese. Una possibile soluzione, un'alternativa al consorzio, in attesa che la legislazione faccia definitivamente chiarezza sul destino del trattamento dei rifiuti? Allora, una possibile soluzione, a mio avviso anche quella definitiva, devono dare il ciclo dei rifiuti in mano ai sindaci.